Templari, che chiedo per cortesia di fermarsi un attimino e di sospendere un attimo con i tamburini. Grazie mille, grazie, un applauso, grazie. Sulla sinistra, a seguire il gruppo storico dei nobili, dami e damigelle di Pignerol. Un applauso anche a loro, complimenti per i bellissimi costumi. Al gruppo storico dei nobili, dame e damigelle di Pignerol, capitanati da Paola Martina. Un applauso al Circus Sportica di Pignerolo. Storico dei popolani di Pignerol e a seguire il gruppo storico dei popolani di Gap, la città gemella con Pignerol. Anche a loro va il calore, gli applausi del pubblico pinerolese.
andare, no? Via! Via! Stanno facendo il loro ingresso in piazza anche il gruppo storico del Lazzareto degli Appestati a cura dell'allegra compagnia Mr. Brown. Anche a loro va il caloroso applauso della città. Sempre siano da... Sempre. Lei prega prima di dormire. Lei c'è la chiesa. Oh, no, che vedo! Che verso lo ricevute mai. Vabbè, visto che lo facciamo ricevute, datele a me. Ecco, con il carrettino verde hanno fatto il loro ingresso il gruppo storico Antiche Tradizioni Popolari, la Bibiana. Un applauso anche a lei. Che sta facendo l'ingresso in piazza. Un applauso. A seguire si preparano per fare il loro ingresso il gruppo coreografico pinerolese diretto da Roberta Bozzalla. Anche a loro va il caloroso applauso della città. Gruppo coreografico pinerolese diretto da Roberta Bozzalla. A seguire il gruppo storico dei nobili dell'associazione La Maschera di Ferro. Sono preceduti dai giullari del 600 di Sanremo. Un applauso, complimenti per i bellissimi costumi di tutti quanti. Seguire il gruppo storico militare di Revello. Stanno facendo ancora il loro ingresso anche i nobili francesi. Robin, Leroy,
Saint Mars e De Ferrofen con le relative consorti. A seguito la famiglia reale. Il Re Sole con Maria Teresa d'Asburgo, Spagna. Dario! Nella portantina abbiamo il Gran Delfino di Francia. Sull'are, la sua baglia, il cavalucciere, la regina moschettieri, D'Artagnan e il cavaliere della Route de D'Artagnan sono in arrivo. Anche l'applauso anche loro. Ed ecco che sta per arrivare qui sul palco la maschera di ferro. Professionista dal 1973 al 1988. Ha vinto un Giro d'Italia e diverse classiche, tra cui 3 Parigi-Roubaix, 2 Giri di Lombardia, una Freccia Vallone e una Milano-Sanremo, oltre a un campionato del mondo su strada e uno su pista nell'inseguimento individuale, con 273 vittorie su strada da professionista. Risulta a tutt'oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi all'attivo, precedendo Giuseppe Saronni e Mario Cipollini. È inoltre terzo assoluto a livello mondiale alle spalle di Eddie Merckx e Rick Van Looy. Famosa fu la sua rivalità con Giuseppe Saronni, in maniera simile a quanto era successo quasi 30 anni prima con Fausto Coppi e Gino Bartali. Per la capacità di gestire il gruppo durante la corsa fu soprannominato lo sceriffo. Oltre alla bici e al vino è appassionato di caccia alpina, è stato costruttore di biciclette che portano il suo nome e terminata la carriera ciclistica nel 1988 si è dedicato nuovamente all'attività agricola e vitivinicola, alla quale già il padre Ignazio in Val di Cembra era dedito. Nella tenuta di Maso Villa Bart, sulle colline poco a nord di Trento, coltiva con la famiglia diverse varietà di uve. Signori, la maschera di ferro 2018 è un grandissimo campione del passato. Signori, Francesco Mosè! È veramente un grandissimo campione amato da tutti. Francesco, che effetto ti fa essere sul palco qui della rievocazione storica della maschera di ferro come maschera di ferro? Ma, sembra quasi di essere all'arrivo di una corsa quando vincevo, certe volte si arrivava nelle piazze e... Bellissimo. C'era tanto pubblico, ma oggi ce n'è veramente molto. Oggi veramente il pubblico è veramente numerosissimo su questa magari piazza. Nelle corse era lungo la strada, l'arrivo ce n'era forse meno, però... Ti seguivano diciamo tutti. Diciamo che è un, come dire, un essere inconsueto, ecco, questa è la maschera. Francesco Mosè è veramente un grandissimo campione ed è veramente un onore averlo qui sul palco della rievocazione storica della maschera di ferro, 19ª edizione. Un applauso. Grandissimo Francesco Mosè. Questa maschera.
Che eravamo partiti da qui, non so se era in questa piazza, con la cronometro finale del giro, non so se era l'80 o l'82 che arrivavamo a Torino. Torino. E poi Francesco è stato ospite più volte qua a Pinerolo, qui al Teatro Sociale, non come attore ma come grande campione. Quindi è veramente un onore per noi. Quindi che ho fatto saggi sportivi così valorosi. Io ero la commissione. Guarda il cavallo. C'è Cristo. Per le foto dritto. Grande Francesco.